sapete! Fa parlare me con lui. Padrone, non ne avete la forza. Ho abbastanza forza per questo. Volta. Tra poche ore la pozione di mandragola sarà pronta e tutti i pietrificati ritorneranno normali. Non te l'ho detto? Uccidere in mezzo sangue non mi importa più ormai. Da molti mesi sai il mio nuovo bersaglio. Sei proprio tu. Come mai un neonato senza straordinari poteri magici ha potuto sconfiggere il più grande mago di tutti i tempi? Come hai fatto a cavartela con solo una cicatrice? Mentre i poteri di Voldemort sono andati distrutti. Che ti importa di come ho fatto? Voldemort è vissuto dopo di te. Voldemort è il mio passato, presente e futuro. Agisci! Ora! Osso del padre donato senza consenso. Carne del servo sacrificata con consenso. E sangue del nemico. Prelevato con la forza. Il signore oscuro sorgerà di nuovo. Così debole. Su, vattene, Tom. Non vorrei farti beccare alzato fuori orario. Qualcosa ti turba, Tom? Sì, signore. Vede, non sapevo a chi altro rivolgermi. Gli altri professori, beh, non sono come lei. Potrebbero fraintendere. Va avanti. Ero in biblioteca l'altra sera, nel reparto proibito, e ho letto una cosa alquanto strana riguardo a una rara magia. E ho pensato che magari lei poteva illuminarmi. Si chiama, se ho ben capito. Cominciavo a temere che ti fossi perso. Vieni, c'è un posto per te. Porti novità, confido. Avverrà sabato prossimo, al calar della notte. Ho sentito diversamente, mio signore. Dolis Lauror si è lasciato sfuggire che il ragazzo Potter non sarà trasferito fino al 30 di questo mese, il giorno prima dei suoi 17 anni. Questa è una falsa pista. Gli Auror non giocano più alcun ruolo nella protezione di Harry Potter. Quelli più vicini a lui credono che ci siamo infiltrati nel ministero.
L'hanno capita giusta, no? Mio signore, non dovremmo aspettare? Mio signore. Iniziate.